Carissimi amici del Capricorno, buon pomeriggio e ripartiamo con il ciclo degli oroscopi settimanali dal 4 al 10 settembre 2023. Mi ero un attimo persa via. Andiamo a vedere invece questa settimana, quest'altra settimana, che cosa ci dice. Classica stesa, non facciamo nulla di diverso. Quindi andiamo a vedere un po'. Nel frattempo vi ricordo che se volete iscrivervi al canale, spuntate anche la campanellina così rimanete aggiornati su quelli che sono i prossimi video e su quello che comunque facciamo. E se avete bisogno di informazioni trovate il mio numero di telefono sotto al video nella voce descrizione oppure nella voce informazione del canale. Allora, andiamo a vedere per il segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023 quali sono le novità. Porca miseria. Ai ai ai, carissimi amici del Capricorno, che cosa vi succede? Quasi tutte carte a spade. Ara, dai, spostati. Allora, abbiamo un po' di confusione, un po' di dubbi, qualche dolore. È presente in questa settimana qualche difficoltà, allontanamento da qualcosa, da qualcuno, proprio per delle difficoltà. È come se avete voi un blocco emotivo e dovete risolvere delle problematiche, è come se attendete delle comunicazioni e siete in attesa di queste comunicazioni che non arrivano. La causa della risoluzione di queste problematiche potrebbe essere dovuta a un tradimento, a delle bugie, a delle situazioni che non sono state portate a termine o avete fatto delle promesse e non le avete mantenute. Andiamo a vedere un po' questo 6 di spade, quale altra informazione vuole dare al segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023. Sì, infatti ci sono delle situazioni non definite proprio perché ci sono dei dubbi, ci sono anche dei dolori, una vostra crisi su una situazione comunque sia bloccata. Potrebbe riguardare voi nei confronti della persona di vostro interesse, oppure la persona di vostro interesse è arrabbiata comunque con voi dove si è andata a bloccare una determinata situazione. Qui potrebbe riguardare anche una terza persona eventualmente, c'è aria proprio di discussione, di litigata. Vediamo questo 2 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023. Infatti la difficoltà è per una menzogna, una bugia, un tradimento. Il tradimento non è inteso soltanto a livello di corna, un qualcosa magari che è stato promesso ma che non è stato portato a termine. Qui c'è proprio un dolore, un dispiacere, o che avete provocato oppure che avete avuto in merito a un qualcosa che doveva andare in porto, che a quanto pare questo qualcosa non è andato assolutamente in porto. E c'è da parte vostra comunque sia una riflessione in merito a questa notizia che è arrivata, che vi arriva in questa settimana. Vediamo questo 5 di spade, quale altra informazione vuole dare al segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023. Trovate
troppa leggerezza, qualcuno si aspettava qualcosa da voi, qualcuno si aspettava probabilmente la serenità o voi vi aspettavate da qualcuno una certa situazione di serenità, ma le difficoltà sono dovute proprio in merito a tanta superficialità o anche addirittura per alcuni di voi a delle problematiche lavorative, stress da lavoro. Stress da lavoro perché giustamente avete ricominciato ed è tutto in subbuglio. Ci sono delle, nella coppia esattamente, ci sono dei progetti proprio che devono comunque essere portati a termine, però vedo superficialità, difficoltà in merito a questi progetti, quindi c'è una difficoltà proprio che si deve superare. Il dover parlare, il dover comunicare, affrontare questa determinata situazione, ripeto, fatta di difficoltà e di blocco emotivo. Vediamo questo 4 di spade per voi del Capricorno, dal 4 al 10 settembre 2023, quale altra informazione vuole darci? Avete bisogno di aiuto probabilmente, oppure la vostra riflessione è proprio in merito a una solidarietà, a una complicità, a un chiedere aiuto per questo blocco che vivete in merito a un qualcosa che vi torna in mente di un passato, di un recente passato, dovete superare proprio questa difficoltà. C'è proprio un dolore, c'è un dolore, un problema, una sofferenza dovuta a dell'insoddisfazione o dovuta probabilmente anche a un allontanamento dalla persona cara, dalla persona di vostro interesse. 5 di denari. 5 di denari, quale altra informazione vuole darci per il segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023? Allora, il cercare di risolvere questo genere di problematica, cercando che una determinata situazione migliori, o perché avete lasciato qualcuno al freddo da soli, oppure perché siete voi stati lasciati al freddo nella difficoltà. C'è in questa settimana una perdita. Ci sono delle problematiche a casa, in famiglia, per alcuni di voi dovuti addirittura anche a un incontro nuovo, ok? Il pensiero proprio della bugia, dell'inganno, il pensare a questa bugia, a questo inganno, a questo tradimento. Andiamo a vedere come si conclude la settimana per il segno del Capricorno dal 4 al 10 settembre 2023. C'è una decisione molto importante che dovete prendere per un bel conflitto che in questa settimana ci sarà, un bel conflitto che proprio porta a rompere comunque sia qualcosa, probabilmente porta a rompere anche degli equilibri. Io qui vedo una chiusura, una separazione, il pensare di dover chiudere, il pensare di dover decidere di chiudere perché, ripeto, perché c'è in questa settimana un bel conflitto dovuto da tutte queste difficoltà che chiaramente sono presenti. Gli andiamo ad aggiungere in questa settimana anche un consiglio da parte dei nostri angeli e arcangeli. Per il segno del Capricorno, dal 4 al 10 settembre 2023, i nostri angeli e arcangeli, vediamo che cosa vi consigliano.
Paggio di terra. Allora, ci sono delle buone notizie relative a questioni finanziarie. Infatti, io qui ho visto delle problematiche anche a livello materiale da cercare di doverle risolvere. Vi attende un qualcosa di molto più stimolante. C'è un qualcosa di nuovo che arriva, che potrebbe essere una nuova relazione, una nuova conoscenza, come potrebbe essere anche per alcuni di voi comunque una nuova proposta lavorativa. Questo è quanto, quindi fidatevi di quello che deve accadere e cercate di andare a risolvere tutte queste problematiche, per carità, che vedo in questa settimana. Vi raccomando. Vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima e buon proseguimento di serata.